archiviato l'Alghero Open, è iniziato oggi il Riviera del Corallo Open, secondo torneo di Wilfred Tennis organizzato sempre sui campi del Tennis Club Alghero e sempre dall'associazione Sardinia Open. Oggi vi portiamo sui campi, ma parleremo anche di associazionismo, politica e sport, tutto insieme per far capire cosa succede davanti e dietro le quinte di un movimento in crescita. E la presenza di Patrizio qui ad Alghero per l'Alghero Open One Future vuol dire che c'è una collaborazione che va avanti e che funziona. Sì, assolutamente. Più di un anno fa cominciamo questa avventura insieme al Sardinia Open e quindi ad Alberto Corradi e tutto il suo team. Sport Tower ha partecipato attivamente allo sviluppo dei mondiali di tennis wheelchair a fine settembre scorso e la collaborazione ovviamente va avanti, anche perché questa organizzazione di Alghero è molto efficace, molto efficiente, c'è sempre da imparare da persone brave e disponibili. Quest'anno Sport Tower, nel proseguire questa sua collaborazione con Sardinia Open, a differenza dell'anno scorso, nell'organizzare la manifestazione Tour in Love che si è svolta il 1° novembre 2021 e ha donato alla Federazione Italiana Tennis Wheelchair 11 carrozzine per i vari club in tutta Italia, quest'anno abbiamo deciso di raccogliere fondi per poter, insieme all'unità spinale della Regione Piemonte, portare delle persone, diciamo dal letto, dell'unità spinale su un campo da tennis e quindi permettere loro di avere una nuova visione di vita, dalla loro situazione. E questa è veramente un'occasione data con amore e non a caso il love. Esattamente, Tour in Love è il nome della manifestazione, 27 di novembre a Torino, e è proprio dalla parola love che viene fuori il concetto di dono e di donare una possibilità a queste persone. Siamo con uno degli habitué dei tornei ad Alghero, questa volta in versione Future. Sì, dai, è una bella versione, di solito non diciamo un ITF1, un Futures, e comunque vede la partecipazione di grandi atleti, diversi atleti anche importanti, quindi dà valore ancora di più a questo tipo di tornei. Si giocano due tornei nel giro di 8 giorni, si tagliano un po' le spese e si cercano di fare punti buoni per la classifica. Sì, fondamentale, punti per la classifica sono fondamentali. Io voglio dire, è giusto che ci siano questi due tipi di tornei, almeno così dà la possibilità agli atleti di poter acquisire tanti punti e arrivare anche a qualche risultato, tipo le Paralimpiadi. Con la tua classifica riesci in questa occasione ad avere un bye per il primo turno, però sei già nell'impianto per vedere gli avversari e per ritrovare i vecchi amici.
soprattutto per ritrovare vecchi amici. Io lo faccio con lo spirito del divertimento e dell'amicizia, è quello che conta più di tutti. A quanto ai risultati, insomma, non ambisco a grossi livelli, ambisco solo a partecipare e a stare insieme a questi amici ormai è da tanto che conosco e che mi ci trovo veramente bene. Unisci la parte sportiva, nel tuo caso, a quella anche politica. Quanto è difficile unire le due cose e quanto può essere utile per questo tipo di sport e per tutto quello che ne consegue? Difficile, veramente molto difficile, cercare un po' di organizzare e fare questi tipi anche di tornei. Oggigiorno è molto complicato anche trovare dei fondi e quindi dà anche un po' più di sacrifici, soprattutto a chi organizza. Poi è bello perché comunque sia anche la mia carica politica, riesco in qualche modo a vedere gli altri tipi di tornei, le altre realtà comunali e amministrative, quello che fanno e svolgono in modo da poter apprendere e poter portare l'esperienza che ha Alberto Corradi in questi tornei e portarla, diciamo, alla mia amministrazione, dove poter dare un contributo alle persone che portatori di handicap, ecco, e promuovere lo sport. Credo che quello sia soprattutto la cosa fondamentale. Abbiamo parlato di tua carica politica, diciamo qual è? Sei assessore comunale allo sport? Assessore allo sport di un comune con 50.000 abitanti, molto impegnativo, però ti dà anche delle buone gratificazioni e quindi è uno stimolo per lavorare sempre meglio e capire anche quali sono le necessità degli altri. In qualche modo è anche un riconoscimento per uno sport che non è il solito mainstreaming? No, è vero, è un riconoscimento per far conoscere appunto questa attività, cose che purtroppo non ce ne sono tanti che lo fanno e quindi a maggior ragione.